Ciao, sono Erika e sono insegnante di Pilates. La mia missione è aiutare tutte le donne che hanno poco tempo a disposizione ad allenarsi da casa con il Pilates in soli 20 minuti al giorno per ritrovare forza, energia, vitalità in maniera consapevole e rilassando la propria mente. Oggi è il settimo giorno della sfida Pilates Sub Challenge, 10 minuti al giorno di Pilates per abbattere la pigrizia data dalla quarantena e ci concentreremo su un mix di esercizi che abbiamo fatto nei giorni precedenti. Non resta che srotolare il materassino e iniziare. Partendo in posizione supina, ginocchia stabili, mani dietro alla nuca, iniziamo a fare upper contraction, scivolando con la cassa toracica in direzione del bacino. Inspirando, srotoliamo la schiena. Espirando, attiviamo l'addome e torniamo inspirando. Stiamo muovendo solo la parte alta del busto, il resto del corpo è forte e stabile. Espiro, inspiro, espiro, inspiro. Espiro, inspiro, espiro, inspiro. Distendiamo completamente le gambe a terra, piedi a martello. Cominciamo ad eseguire il roll up. Inspiriamo allungandoci. Srotoliamoci espirando. Inspiriamo. E si va. L'ultimo. E andiamo a sdraiarci sul lato sinistro del corpo, lasciando la gamba che sta sotto piegata. Possiamo mettere una mano dietro alla nuca, però ti ricordo non in modalità spiaggia, ma sempre con una leggera attivazione. Quindi immagina di creare un po' di spazio sotto la tua ascella. La gamba sotto a tavolino col piede a martello, la gamba sopra distesa ben allineata al tuo bacino, sempre col piede a martello, la mano libera a coppa. Fai attenzione che né la spalla né il fianco cadano indietro o in avanti. Da qui side kick, scivola avanti, parallela al pavimento con un doppio calcio, fai la punta al piede e tira dietro di te allungando l'inguine lontano. Martello, calcio, calcio, punta per tirare. Martello, martello e punta. Espiro, espiro, inspiro. La gamba sotto non è mai rilassata, ma sempre attiva. Così come tutta la cintura addominale. Non siamo in spiaggia, ma stiamo rafforzando il corpo. Da questa posizione andiamo a metterci in plank o mezzo plank, in base alle nostre esigenze. Inspiriamo ed espirando eseguiamo push-up. Solleviamoci inspirando, posizione del bambino. Inspirando ritorniamo in plank o in mezzo plank e push up. Inspiro per andare in posizione del bambino. Espiro. E di nuovo inspiro avanti. Mezzo plank o plank. Espiro. L'ultima volta. Inspirando prepariamoci sentendo la schiena come una superficie che si amplifica sempre di più in tutte le direzioni. Addome forte, push up. E voilà. E ci posizioniamo sull'altro lato del corpo per fare side kick dall'altra parte. Gamba sotto piegata,
gamba sopra distesa, attiviamo tutto il core e con la mano a coppa davanti a noi cominciamo a fare espiro, espiro, inspiro, martello, martello e punta, martello, martello e punta, es, es, in, es, es, in. L'ultimo. Rilassiamoci, andiamo a girare a quattro zampe nuovamente, non in plank questa volta. Puntiamo i piedi, sentiamo tutta la schiena forte, scapole stabili, stabilizziamo anche il bacino e portiamo il tratto cervicale in allungamento. E al 3 stacchiamo di 1-2 cm le ginocchia dal terra. 1, 2, 3, fuori l'aria. Inspirando accompagniamo la terra. Fuori stacco. Spingiamo lontano con le mani il pavimento, così il tratto cervicale non si affatica troppo. Se sentite troppa difficoltà potete farlo con gli avambracci appoggiati a terra. Dai, ancora un paio. L'ultima volta. Appoggia poi le ginocchia a terra, rilassa le piante dei piedi e vai a metterti in ginocchio con le braccia parallele al pavimento, i palmi che si guardano. Attivando il core, allungati verso l'alto e inizia ad eseguire cardine. Da qui porti i palmi dalle mani verso il petto, fai allargare i gomiti, ridistendi le braccia davanti a te e torni in centro. Espirando ti inclini. Inspira, palmi delle mani rivolti a te. Espira, distendi. Inspira, torna. Espira, attiva l'addome. Inspira, mani. Allarga i gomiti, attiva le scapole. Es, mantenendo le scapole attive. E su, l'ultimo. Appoggia le mani a terra, punta i piedi, speso sui talloni e srotolati per risalire in piedi. Da questa posizione andiamo ad eseguire so in piedi, quindi gambe leggermente divaricate, piedi paralleli tra di loro, palmi delle mani rivolti verso il basso. Esegui un twist della colonna vertebrale, molleggia verso l'esterno del piede, con lo sguardo verso l'alto. E su, espira, 3. 2, 1, inspira, espira, 3, 2, 1, inspira, espira, 3, 2, 1, inspira, rilassa, riporta i piedi paralleli sotto di te ed eseguiamo ancora qualche cloche come abbiamo fatto nella scorsa lezione. Inspira allungandoti verso l'alto ed espirando dondola, inspira su. L'ultima volta. Rilassa. E anche questa lezione si è conclusa. Come sempre ti ricordo di iscriverti al canale e di attivare la campanella per rimanere aggiornata ogni volta che arriva un nuovo video, di commentare qua sotto o lasciare un mi piace se hai provato questo allenamento per farmi sapere com'è andata. E rimanere aggiornata sui miei social. Concludiamo la lezione con i 3 respiri finali. Inspiriamo, espiriamo, in and out, in out,
e complimenti per essere arrivata alla fine della sfida. Al prossimo video!